Salve a tutti, siamo pronti. Siamo pronti a celebrare il 25 aprile. Sarà un 25 aprile particolare, senza celebrazioni in piazza, ma non di certo una festa di liberazione di Serie B. Anche questa ricorrenza, che è segnata dalla pandemia mondiale, sarà virtuale, perché il dovere del ricordo, della testimonianza, della raccolta della memoria è sempre più forte. 15 anni fa, il 25 aprile del 2005, il nostro Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ci conferì la medaglia d'oro al merito civile, un contributo che il territorio ha offerto a tutta la sua popolazione, alla guerra di liberazione nazionale e alla resistenza. Ricordando quel momento, ci siamo impegnati in un progetto transfrontaliero finanziato dal progetto Alcotra Italia-Francia, sui sentieri della resistenza e coordinato dalla Regione Valle d'Aosta. Lo avremmo presentato ufficialmente in questi giorni al Polo del Novecento, ma l'emergenza Covid ci ha imposto di cambiare programma. Il nostro lavoro è in collaborazione con l'Associazione del Col dell'Iso, il Comune di Coazze e il suo Sacrario, e il Comune di Alpette con il suo Ecomuseo. Tutto ciò per valorizzare e mettere a sistema i percorsi della resistenza italiani e francesi in una prospettiva di turismo sostenibile. Sul sito internet della città metropolitana abbiamo raccolto una videotestimonianza, non una, alcune videotestimonianze in attesa di incontrare gli studenti e tornare a proporre i nomi, le storie e i sentieri di cui si è scritta una pagina fondamentale della nostra Repubblica, della nostra storia e del nostro futuro anche. Quindi, viva il 25 aprile!